thank <music> you Tornati in questo nuovo TG Crime che ci farà girare vorticosamente le balle. Io ve lo dico perché oggi andremo a parlare di un argomento a parte molto delicato, ma come al solito parleremo delle notizie date in maniera assolutamente sbagliata e poi fottesega, no? Perché comunque la. Um... La comunicazione deve essere sempre in qualche modo merlettata e oggi invece qui cercheremo di fare verità come al solito. Parliamo un attimo del massacro che è avvenuto a Torre Maggiore in provincia di Foggia. Nella notte tra il 6 ed il 7 di maggio. Si è consumata una vera e propria uh, strage. Quanto è scioppata questa foto? Vabbè, è una foto di, della famiglia che hanno caricato loro sui social, quindi sì, è un po' scioppata, però. Uh, ce, ce la facciamo andare bene. Allora, che succede? Il padre di famiglia, che poi vedete qui, è un panettiere di origini albanesi di 45 anni, si chiama Taulant Malai. In Italia lui si faceva chiamare Andrea, però lo, lo chiameremo comunque Taulant, semplicemente perché negli appunti ho scritto Taulant. E, e bene sempre. Quindi va bene. Insomma, lui ha tentato di uccidere la moglie, anche lei donna albanese, si chiama Tefta Malai di 39 anni, e ha ucciso sua figlia di 16 anni e il vicino di casa. Questo è il quadro di quello che è successo, poi adesso cerchiamo di capire perché. Allora, Tefta è una donna eh, che è sempre stata una casalinga, sono sposati da 17 anni, si sono sposati nel 2005, se non sbaglio, in Albania e lei lavora come badante ogni tanto, alcuni pazienti alcuni diciamo più che pazienti alcuni anziani che segue nel paese e poi stava prendendo il diploma per fare infermiera penso comunque ci arriviamo la figlia che è rimasta uccisa in questa folle strage che si pensa sia rimasta uccisa per sbaglio anche se vedendo il video beh poi ci arriviamo Comunque, la figlia si chiama Jessica, questa ragazza che vedete qua. Aveva solo 16 anni ed era una studentessa brillante del liceo classico Fiani Leccisotti. Lei è stata colpita poiché eh, si è messa in mezzo mentre il padre tentava di uccidere la madre. Lo conoscevi, Giorgio, condoglianze? Davvero una storia terribile. Um, lei si è messa in mezzo per fermare il padre per cercare di farlo ragionare e lui, mentre stava accoltellando la madre, poi è, finita per, è finito ad accoltellare anche la figlia. Questa è la versione che ci viene raccontata. Ehm, nel video in realtà lui dice un'altra cosa per giustificare questo omicidio. Ehm, certo la dinamica è questa, ovvero la figlia comunque si è messa davanti per proteggere la madre. C'è da dire questo, madre e figlia avevano un rapporto stupendo, erano legatissime. E quindi non, 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 non ci stupisce che effettivamente questa figlia si sia interposta per salvare la vita alla madre. Egli l'ha salvata! L'ha salvata la vita della madre! Ha, è morta lei per salvare la mamma. E questa cosa è, è veramente straziante e non oso immaginare quanto questa madre dovrà convivere con, con questa realtà. Ma poi non hanno detto che voleva andare a prendere anche l'altro figlioletto esatto, Toro! Perché in questa famiglia c'è anche un altro uh, componente: c'è un altro figlio, un bambino di 5 anni di nome Leonardo, che è rimasto uh, sano e salvo, diciamo. Anche se sicuramente a livello traumatico eh, non può essere sano e salvo un bambino che ha assistito a una scena del genere. Ma quello che hanno raccontato sul ruolo del bambino, sappiate che è una grandissima fiabba, una fantastica favola, e io non le sopporto queste cose. Cioè, tu non sai com'è andata una cosa, però te la inventi perché è più bella da raccontare ed emoziona la casalinga che ti guarda da casa, no? E mi fa schifo questo modo di portare avanti la cronaca, ma ci arriviamo anche su questo perché poi lo sapete, ve l'ho promesso che oggi arrivo a sclerare, quindi oggi arrivo a sclerare. Dunque, il vicino di casa che è stato la prima vittima del massacro era un commerciante di, o, italiano, lui ehm, nato e cresciuto in Italia, di 51 anni, si chiama Massimo De Santis. E era, diciamo, proprietario di, un, di due bar, se non sbaglio. Uno, o due bar. Che si chiamano Jolly, che sono molto noti a Torre Maggiore. Se siete di Torre Maggiore, mi raccomando, correggetemi perché purtroppo dalle fonti, anche qui, su quanti bar lui possedesse, cosa faceva? Faceva il pasticcere. Un altro diceva che faceva il panettiere, un altro diceva che faceva il barista. Quindi è tutto ancora un po' nel, nel, nell'ombra, quindi se siete di lì, conoscete. Eh, visto che qualcuno mi ha scritto che io lo conosceva il vicino, eh, potete correggermi, anzi vi ringrazio. Comunque, pare che questi locali fossero anche molto conosciuti. Quindi, eh, Massimo era un uomo che in, in, in città si conosceva. Tra l'altro, lui è anche il cognato di una senatrice del Movimento 5 Stelle, tale Gisella Naturale, che si è detta ovviamente sconvolta per quello che è successo. Ora, il dettaglio più assurdo di tutti è. Come sono state allertate le forze dell'ordine? Allora, in primis la madre, che è sopravvissuta all'aggressione, ha chiamato, ovviamente, i soccorsi che poi hanno chiamato i carabinieri. Ma contemporaneamente, i carabinieri sono stati chiamati anche da un uomo di Imola. E io, quando ho visto Imola, ho detto: Ma va là, ma facciamo a caso. Allora, praticamente, che succede? Che questo killer, perché io non posso chiamarlo in altro modo, questo killer. Ha deciso bene di fare una strage e poi fare il video col cellulare ha fatto un video di tutta la scena del crimine dei corpi del macello che ha lasciato inquadrando prima ehm, il vicino di casa, poi la figlia e poi la moglie. Poi vi racconto bene che cosa c'è in quel video. Ma la cosa incredibile è che questo video poi lo ha mandato a un suo connazionale che appunto vive a Imola, che ha immediatamente allertato i carabinieri del posto. Ma il problema è che questo amico di Imola non si è limitato a fare il suo dovere civico, ma ha anche girato il video a molte altre persone e ha cominciato a girare questo video su Whatsapp, fino a che non è arrivato anche ad essere pubblicato sul web. Ora, io sono sempre molto combattuta su questo argomento, perché chiaramente tu non ti puoi permettere di mandare in giro un video del genere, ma... ormai il danno è fatto e vedendo il video si capisce benissimo come i giornalisti siano cacca e si inventano le cose quando non le sanno. E oggi figurina di merda, perché ieri dicevano una cosa, oggi esce il video, tac figura di merda. Comunque no, l'amico rispetto zero, e... però è anche vero che in questo modo ci rendiamo conto di quanto la comunicazione sia del tutto... Eh, falsata, io devo dire che a un certo punto forse censurato, cioè ci fa anche capire la vera natura di quello che è successo e non che continuiamo a prenderci la pappa pronta di quello che ci raccontano i giornalisti che poi alla fine viene sempre fuori essere falsato. A chiamare il 118 ovviamente è stata anche la moglie. Che era in fin di vita ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravissime, però si era presa sei coltellate. Quindi sarà che non ha colpito punti vitali però, con sei coltellate. Insomma, non è che proprio la passi bene. Lei è arrivata in uno stato di shock. Hanno dovuto sedarla. Poverina, perché era comprensibilmente eh, sotto shock. e ehm... Peraltro si è chiusa nel silenzio, cioè non ha parlato né con i medici né con gli infermieri, è in mutismo in questo momento e quindi non sono ancora riusciti ad interrogarla. Penso che la stiano interrogando in questo momento, credo. Purtroppo um, mi, sono, mi è stata fornita la traduzione di quello che viene detto all'interno di questo video e quindi faremo un viaggio dentro le parole del killer e questo ve lo, ve lo riporto. Ok. Allora, si diceva fino a ieri che il figlio di 5 anni è stato presente durante tutto il massacro e che si è salvato la vita perché eroicamente era dietro il divano e si è nascosto e quindi lui si è salvato perché si è nascosto e il padre lo cercava per ucciderlo. E siamo andati avanti tanto, eh, articoli di giornale, a dirlo in tv, poi addirittura io ho sentito gente in tv, nonché la nostra... Conoscenza, che eh, diceva: Io ho visto il video. Eh sì, il bambino. Se fo fosse stato nascosto dietro il divano, non si sarebbe mai salvato. Guarda caso: no, non è vero, assolutamente non è vero. Io voglio sapere perché mi dovete raccontare le fiabe, cioè è realtà. Sono omicidi. Perché ti devi inventare la fiabba del, del bambino nascosto dietro al divano che viene inseguito per tutta casa, o cioè che viene cercato per tutta casa dal killer che vuole ucciderlo. Non è andata così. Anzi, innanzitutto io quando ho sentito questa notizia ho detto ma sarà mai possibile che un uomo di 45 anni non trova un bambino di 5 nascosto dietro al divano? Se lo vuole trovare lo trova. Ha voglia che lo trova. E infatti lo ha trovato. Cioè non è che questo bambino è rimasto nascosto dietro al divano tutto il tempo e nessuno se ne è accorto. Lo ha trovato e al posto di ucciderlo lo ha preso in braccio, si è calmato e lo ha abbracciato. Quindi tu stai di nuovo monetizzando su una tragedia sulla quale non ti dovresti permettere di dire stronzate. An perché o facciamo informazione o facciamo intrattenimento. Anche nel video il divano si vede chiaramente. Eh, esatto, cioè adesso io quando ho visto sta notizia, il video non l'avevo visto. Mi sono detta mi sembra un po' strano che un uomo di 45 anni in preda a un delirio omicida non trovi suo figlio in casa, anche se si nasconde. È un bambino di 5 anni. Certo, che se voleva, lo trovava e come, ma infatti, poi l'ha anche trovato. L'ha anche trovato questo bambino dietro il divano, solo che anziché volerlo uccidere, si è calmato guardando il bambino ed è tornato un attimo alla normalità. Comunque, quando i carabinieri lo hanno arrestato, lui aveva ancora ovviamente tutti gli abiti insanguinati, ma aveva abbandonato. L'arma del delitto ha usato un coltello a serramanico nella sua auto e questo ha fatto pensare agli inquirenti che fosse pronto a scappare. Possibile, in ogni caso lo hanno trovato lì a casa, aveva messo sì, il coltello nell'auto ma ancora non era partito. Allora lui è stato ovviamente arrestato, è stato interrogato, e Taulant si chiama da subito, appena è arrivato in, diciamo, in sala interrogatorio, ha chiesto. Dov'è mia figlia? Come sta Jessica? Sta bene? L'aveva appena uccisa. Quindi, eh, diciamo che. Ovviamente, noi non lo possiamo sapere. Se era sotto shock o se ha fatto un po' la scena per farlo sembrare sotto shock. Tuttavia, ha fatto finta di non ricordarselo questo dettaglio. Ma poi confessa tutto. Quindi. Sì, forse eh, allora eh, ripeto, questo non va a giustificare niente se uno stronzo hai fatto una roba veramente terrificante e mostruosa. Tuttavia, anche i killer restano a volte scandalizzati dai loro stessi omicidi. Perché comunque compiere un massacro alla tua famiglia non è una passeggiata. Per cui ci può stare anche che fosse un attimo in stato di shock. Eh, ci sta. Lui si chiama Taulant Malaji, Malai Malai. Parliamo un attimo del contesto in cui è successa questa tragedia. Il più colpito, quello che è stato raggiunto da più coltellate, è proprio il vicino di casa, lui, Massimo De Santis, che è stato ucciso con più di 20 coltellate e lo ha colpito all'addome, ma soprattutto al volto, quindi lo ha proprio sfigurato e voi sapete che gli omicidi quando vanno a sfigurare la vittima, ti colpiscono nel volto, vuol dire che c'è proprio un odio personale e che c'è una volontà di proprio farti sparire. E appunto <coughs> adesso vedrete perché il movente vi spiega eh, come mai lo ha colpito così tanto al volto. L'arma del delitto, come ho detto, è un coltello a serramanico e ehm, lui riteneva, nella sua testa, Taulant, riteneva che Massimo fosse l'amante della moglie, anche se non ci sono evidenze a sostegno di questo. Malai? Grazie, infelice. Che poi, tra l'altro, questa relazione clandestina tra eh, la moglie e il vicino di casa non ha al momento trovato riscontro, nel senso che... Uh, chi li conosceva diceva no, mai visto niente di, di, di che con, uh, tra di loro, nessuno sapeva di questa relazione clandestina e poi sentirete che vi leggerò la dichiarazione del fratello di Massimo che dice proprio no, è impossibile che stessero assieme perché conoscevo le abitudini di mio fratello, è, è impossibile. Comunque, la sua giustificazione quando gli hanno chiesto ma che cazzo hai fatto? Uh, soprattutto perché hai ucciso tua figlia la risposta di taulanta è stata avevo il diavolo nella mente ora secondo me lui ci, secondo me ci sta provando cioè si sta provando a dire che era posseduto indemoniato pazzo però zio hai fatto un video e in quel video tu dici perché lo hai fatto e lo dici con una cattiveria e una sicurezza che dopo fare finta di essere posseduto non è. Eh? Cioè, hai lasciato le prove. Nella foto è la vittima, sì. Nella foto è la vittima, dopo vedrete tantissime foto dell'assassino. Perché niente, niente meno uh, il suo profilo Facebook è pieno di se stesso. Anche lui è pieno di se stesso. Infatti, credo che non ci siano troppi dubbi sul fatto che manifesta tratti narcisistici e grandiosi. Non credo che qui ci sia una vera malattia mentale. Io credo che qui ci sia del maschilismo, del patriarcato, ci sia della possessività, ci sia e non dico a caso maschilino a partire al cato, non perché voglio fare la, la, la nazi femminista, assolutamente non è da me, ma perché quando vi leggerò quello che c'è scritto, cioè vi leggerò quello che lui dice nel video, è palese che ha ucciso le donne della sua famiglia e ha risparmiato il bambino per un motivo, insomma. Era guidata dal diavolo anche durante il video. No, durante il video c'era poco diavolo, c'era molto essere umano. Tra l'altro in sede d'interrogatorio Taulant ha detto agli inquirenti di essere convintissimo che la moglie avesse una relazione con il vicino di casa. Dice che addirittura ha anche ripreso dei momenti in cui loro erano insieme. Gli inquirenti al momento stanno vagliando il suo cellulare, stanno guardando queste cose, se è vero o non è vero. Uh, quindi giusto per capire se era lui appunto in delirio di gelosia o se effettivamente la moglie lo tradiva ma in ogni caso non va certo a stemperare la gravità di quello che ha fatto uh, lui dice che da oltre un anno c'era questa relazione clandestina e, um, e che sarebbe iniziata dopo che lei ha avuto un incidente penso in macchina mm. e lui um, l'avrebbe aiutata e quindi da lì hanno cominciato a parlare infatti dice da lì si sono conosciuti e hanno iniziato a parlare Pare che facessero dei pranzi insieme, che andassero a prendersi dei caffè insieme. Lui dice di avergli fatto il video, di averla, di averla vista insieme a questo vicino di casa. In ogni caso, adesso gli inquirenti verificano perché ovviamente devono avere un quadro completo della situazione, ma comunque non cambia niente, Scoog. Non cambia niente. Poi noi adesso abbiamo sempre solo la sua campana, perché la moglie al momento... Non è ancora eh, in grado di rilasciare delle dichiarazioni, però penso che stasera la dovessero interrogare e magari domani, se i giornalisti non si inventano le cose, magari domani sapremo che cosa ha raccontato lei dal suo punto di vista, che mi interessa molto. Ok, comunque ehm, l'assassino poi dice agli inquirenti e leggo le parole. Mia moglie ha ammesso che aveva una relazione con Massimo. Mi aveva chiesto scusa per questa relazione, ma io volevo separarmi. Poi... Ah, questo è lui. Questo è il nostro killer. Ho scelto le foto più belle. Eh. Dop dopo ci facciamo una bella scarrellata di, di foto perché lui su Facebook ha dato il meglio, devo dire. A livello proprio anche di narcisismo trash, eh, poi ha scritto: Un giorno Massimo con la sua Maserati portò in giro mia moglie. Il fatto che lui, eh, lo sguardo, lo sguardo è abbastanza inquietante perché lui spinge su questa cosa. Ci hanno detto è andata a fare un giro in macchina con mia moglie no no la maserati perché perché sta a rosiga perché questa è la sua immagine profilo questa è l'immagine profilo del profilo sì, de de della pagina facebook sua che tra l'altro è la stessa foto sia come immagine profilo sia come copertina cioè ci vedete un po vorrei ma non posso no e quindi secondo me questa cosa del vicino di casa lo rendeva estremamente insicuro, perché questo vicino era più ricco, perché questo vicino aveva sua testa anche più bello, e era riuscito anche a portargli via la moglie e quindi è andato giù di testa. Però lo si vede bene qual è il suo… cioè, lui davvero, lui wanna be, questo. Quindi sì, insicurezza go go, ma anche pretesa di essere sempre il migliore a tutti i costi. Um, lo feriva nell'orgoglio. Sì, io adesso non so se è vera o meno questa relazione clandestina, potrebbe anche essere vera. Ma la cosa che gli dava fastidio era che questo qui lo faceva, come dire, lo faceva sentire inferiore e lui non può permettere che uno lo faccia sentire inferiore. Ecco perché uccide l'uomo e lo sfigura. Perché tu non puoi ricordarmi quanto io sono sotto di te, sostanzialmente, quanto valgo meno rispetto a te. Che poi ovviamente è un pensiero distorto: nessuno vale meno di un altro, ma nella sua idea di narcisismo, di narcisista, non può essere superato da nessuno. Ma cosa c'entrava sua figlia? Ci arriviamo. Allora, secondo quello che hanno raccontato i giornali, ovvero che. La figlia si è messa in mezzo e eh, mentre lui accoltellava la madre, probabilmente ha visto in questa. Mh, come dire. coesione femminile un, una sorta di. Stai davvero minando il mio potere sulla famiglia? Cioè, davvero ti vuoi mettere in mezzo a proteggere tua madre che ha osato tradirmi di nuovo? E quindi. Era il. Ah sì? Allora finisci nel calderone anche te. Dai, allora ti, do, ti, do, ti do dentro anche a te, no? Visto che hai osato interporti al mio dominio da maschio su questa famiglia. Dall'altra, esatto, le donne di casa hanno percepite come una minaccia. hanno percepite come traditrici. Cioè, nel momento in cui tu proteggi tua madre che mi ha tradito, sei anche tu una traditrice. E quindi anche tu meriti di essere uccisa. Ma. Vedremo che lui nel video dice una cosa diversa. Adesso arriviamo, facciamo, ve lo racconto tutto, poi ci facciamo i ragionamenti sopra, perché effettivamente ci sono delle cose che si contraddicono e lui stesso si contraddice, quindi non è, non è facile effettivamente questo caso. Stando a... Dopo, dopo arriviamo a questo. <ride> Scusate spoiler. Comunque, eh, stando al suo racconto, nei giorni scorsi c'era stata questa discussione di famiglia. Eh, sempre a causa di questo presunto tradimento. E lui dice che alla fine di questa discussione lui aveva deciso di separarsi dalla moglie, mentre la moglie lo ha pregato di essere perdonata e di restare a casa. Quindi lui ha detto: Ok, allora resto. Questa è la sua versione, eh? la versione del killer, quindi io poi voglio sentire anche quello che racconta la moglie. A quel punto lui si fa convincere e resta a casa e non la lascia, con la promessa ovviamente che lei poi gli sia fedele. Ma pare che eh, comunque, sempre a quello che racconta Taulant, la moglie continuasse a sentirsi e a vedersi con questo vicino di casa. Addirittura dice che andava al terzo piano dove viveva lui, andav lo andava a trovare, facevano i pranzi assieme, tutto nonostante le gli avesse promesso di non vederlo più. Ma domenica, sempre a detta del killer di Taulant, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché? Perché loro erano andati a letto, dormivano nel cuore della notte, verso le 2 del mattino. Lui si sveglia e scopre la moglie Tefta che nel letto aveva il cellulare e stava messaggiando con qualcuno. Guarda, perché si insospettisce. Guarda il cellulare e scopre che lei stava chattando col vicino di casa. A quel punto lui ha perso la brocca, è uscito di casa armato di coltello e ha deciso di aspettare che il vicino di casa tornasse a casa alla chiusura del pub. Questo è quello che racconta lui. Ovviamente, anche se fosse vero, non giustifica niente, ma... A quel punto, eh, Taulant è fuori con il coltello a serramanico che aspetta che Massimo rincasi dopo la chiusura del bar. Appena Massimo varca il portone di casa, viene raggiunto da Taulant e accoltellato a morte. Tant'è che Uh, nel video si vede il corpo di Taulant, che è proprio, diciamo, ai piedi delle scale, nell'atrio del, del palazzo ai piedi delle scale. Poi e questo ce lo racconta proprio: lo racconta Taulant agli inquirenti. Taulant infatti ha detto al PM che prima ha ucciso Massimo lì nell'atrio di K Lui ha raccontato tutto, effettivamente, la dinamica dei fatti come l'ha raccontata, è uh, reale. Um, poi è salito in casa armato di coltello pieno di sangue che aveva ucciso il vicino e ha cominciato ad aggredire la moglie e a coltellare la moglie che tra l'altro poverina si è presa sei coltellate. È in vita, non è in, pe in pericolo di vita, però sei coltellate con un coltello serramanico secondo me non sono una passeggiata. Poi la figlia che si è messa in mezzo, anche lei è stata colpita a morte. Ora io non so quanto... Siano le coltellate date alla figlia, ma sicuramente usciranno i dettagli nei prossimi giorni. E lui dice: Perché hai ucciso tua figlia? Cioè, ok, la moglie, ma perché hai ucciso tua figlia? Perché, dice in quel momento, accecato dall'ira, non mi sono reso conto che avevo di fronte mia figlia e ho iniziato a colpirla. Bugia. Bugia, bugia, bugia. Perché poi vedremo che nel video dà un'altra spiegazione al perché hai ucciso la figlia. Ora, i due avvocati che difendono Taulant parlano effettivamente di un forte legame tra l'assassino e i suoi stessi figli, la ragazzina uccisa e il bimbo di 5 anni. E questa è una cosa che dicono tutti, che il padre era davvero molto 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 legato ai suoi figli, che erano l'orgoglio, eccetera. Anche se guardando un attimo i suoi profili social mi sembra evidente che il suo attaccamento fosse più per il bambino maschio. Che per la ragazzina, cioè la ragazzina era tutta per la mamma e il, il bambino era tutto per il papà, cioè c'era un po'. c'era un po' questo. Il video lo potete trovare in, nel canale di YouTube di una tv albanese che l'ha mandato in, in onda in, in generale. Lo trovate, è stato mandato da, dalla tv, quindi ormai è eh, a portata di tutti. Allora. Quindi dove eravamo rimasti? Che lui fa tutta questa strage e poi che succede? Torna giù, fa le scale, torna giù dove c'era il corpo di Massimo e a quel punto col cellulare inizia a girare il video. E adesso parliamo un po' di questo video. Scende nell'atrio, c'è il corpo di Massimo in un lago di sangue, ovviamente senza vita, e quindi dà il via a questo macabro video. E dice... Parla, perché lui fa proprio il video tipo streamer IRL, c'è cioè una cosa veramente agghiacciante, e quando parla è di una tranquillità incredibile, cioè lui lo dice come, non so, come se voi andaste in giro per una città a guardare le cose, e dite, ah guarda, quello lì è il monumento dedicato ai carabinieri, poi quello è il tombino, no, quelli non un cespuglio uguale, cioè così. Non penso che ci fosse un ragionamento dietro l'uccisione della figlia, ma è stato un omicidio probabilmente oh, um, situazionale. Cioè, si è trovato con la figlia davanti e ha detto vabbè, lo ammazzo anche te. Non penso che lui inizialmente, nel suo piano di strage, avesse in testa di uccidere anche la figlia. Non penso, eh. Me l'hanno. Io me lo sono fatta tradurre direttamente. Dice, allora, buonasera, sono Taulant Malai. Lo vedete questo qui? Lui è l'italiano. Inquadra il corpo della... di Massimo. Uh, mia moglie si faceva fottere tutto il giorno mentre io lavoravo. Le ho perdonato il primo. Questo è il secondo. Lo vedete? L'ho macellato da solo. Da solo l'ho macellato. Ragazzi, io... Cioè, anche, anche l'uso, la scelta delle parole. Eh, L'ho macellato. cioè come un animale, ok? Quindi per me quello non è una persona, quello è un animale. E poi esatto, super proud, orgoglioso. Ho fatto tutto da solo, eh! Sono un one man show. Cioè, guarda che lavoro che ho fatto! Tutto io, eh! Tutto, tutto merito mio. Ghiacciante! Poi fa le scale. Sale in casa. E riprende la figlia esanime che sta esalando i suoi ultimi respiri, e la moglie che è ancora in vita ed era in pigiama accanto al corpo della figlia. E la moglie, debolmente, perché poverina, anche lei, insomma, eh, non se la vedeva per niente bene, ehm, grida, grida, ma sono grida deboli! E dice: Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Ovviamente tutto questo è in albanese quindi immaginatevelo in un'altra lingua, insomma. Esatto, cioè, guardate che spettacolo, no? Secondo me questo video lui l'ha fatto proprio come dire, hai visto? Eh, che uomo che sono, guarda, mo. Cioè, le donne hanno provato a fottermi, eh, <ride> guarda che succede, eh. L'italiano voleva portarmi via la mia roba, cioè, mh, mia moglie e mia figlia, poi vedrete anche su questo c'è un dettaglio shocking. E mh, io, eh, io, io difendo le mie cose, io difendo il mio onore, io. Questo, eh. Sì. Ecco, per quello io vi dicevo mascolinità tossica, perché è palese qui. Poi lui ignora la, la moglie che gli chiede: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Anche perché lei non poteva sapere che lui aveva ucciso anche il vicino di casa, è rimasta sempre in casa. E lui continua col suo monologo: Li ho uccisi tutti e tre, anche la bimba, perché lui ci provava anche con lei. E voilà! Il movente! Cioè, almeno quello che lui dice nel video. E secondo me lui nel video dice questa stronzata perché sta facendo il suo spettacolino da narciso. Cioè, non è vero che il vicino ci provava anche con lei, cioè proprio. Io non, ma non ci credo mai nella vita! Questa è una cazzata che lui ha detto per giustificare il fatto che avesse ucciso anche la ragazzina. Ma questa è la giustificazione del bimbo che viene colto con le mani nella marmellata, non sa dare una spiegazione e vuole dare colpa, la colpa alla vittima, no? La vuole dare la colpa al maestro che, che ha combinato. Quindi non è vero questo, semplicemente non poteva dire: Eh, si è messa in mezzo e l'ho. Anche lei nella furia omicida perché ha osato difendere la madre. E eh no, doveva dargli una colpa in qualche modo, doveva in qualche modo giustificare al suo amico perché avesse ucciso la figlia. Perché anche il tuo amico può essere maschilista finché vuoi, ma il fatto che tu hai ucciso tua figlia di 16 anni cioè, no, è imperdonabile per qualunque anche mentalità tossica e quindi aveva bisogno in qualche modo di far finire nel calderone del tradimento del vicino di casa che gli voleva portare via anche la figlia, quindi per questo vicino si voleva scopa tutte sostanzialmente secondo la sua visione o quella che voleva eh, trasmettere al suo amico e tutto. Credo in tutto il mondo ci sia bisogno di sensibilizzazione rispetto a questo tema. Eh, rispetto anche al sei geloso, sei possessivo, ti rifugi nella, nel maschilismo. Non è che forse hai un problema di autostima? Potresti essere aiutato in questo modo. Eh, cercare anche di guardarsi dentro, cioè non è sempre colpa degli altri, perché poi si finisce a. Mh, Ignorare se stessi, cioè si sì, è così pieni di sé che non ci si guarda dentro, che è un controsenso, però è così. Li ho uccisi tutti e tre, anche la bimba, perché lui ci provava anche con lei. Quindi li ho uccisi tutti e tre. Lui qui nel video pare essere convinto di aver ucciso anche la moglie. È anche vero che da altre indiscrezioni è uscito che lui ha detto: Ti lascio in vita perché devi soffrire quello che ho sofferto io. Cioè, una roba del genere, ma ci arriviamo. Quindi, in questo momento, probabilmente lui sa che la moglie è viva, anche perché la moglie fa: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Parla! Però lui dice: Ho ammazzato tutti e tre, mentre lei ancora parla. E questa è la sboraccia, cioè la, la sboronata. Questo è lui che vuole far credere di averla fatta più grossa di quella che ha fatto perché sta esagerando. Non credo che fosse veramente convinto di averla uccisa, visto che ancora parlava. Comunque, vado avanti. Uh, guarda qui: un omicidio. Questi sono. Zitta, poi sì, se la prende con la, con la moglie che continua ovviamente a chiedere cosa hai fatto. E gli fa zitta, puttana di merda, zitta, puttana di merda! Glielo dice due volte. Zitta, che tu ti faccia fottere tutto il giorno. Basta, puttana, basta, 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 puttana, perché te l'ho perdonata una volta e adesso basta! Guarda, li ho macellati e li macellerò di nuovo. Non è arrivato nessun poliziotto ancora. Dov'è il ragazzo? Lo vado a macellare adesso. E poi comincia a, ehm, comincia a chiamare il bambino andandolo a cercare in giro. Magari pensava che sarebbe morta da lì a pochissimo, magari pensava che fosse in fin di vita. Uh, ma perché il termine macellati? Perché per lui sono degli animali. Non sono neanche delle persone, sono animali, quindi le ha depersonalizzate in questo modo dicendo che sono bestie. Cioè, perché chiaramente si sono messo hanno osato fare qualcosa che ha disturbato nostro signore padrone. Se lo chiedesse perché la moglie lo ha tradito due volte. Che poi bisogna anche vedere se è vero e se non era tutto nella sua testa, perché può anche essere che lui avesse sviluppato una sorta di invidia verso il vicino di casa. E quindi ha visto questo vicino come un possibile rivale e ci ha marciato su tutte, tutte le sue gelosie, tutte le sue invidie. Non so se vi è mai capitato di, a voi o a qualcuno che eh, avete vicino che comincia a maturare una sorta di senso di inferiorità verso qualcun altro che vede come un rivale, che vede come uno possibile che potrebbe piacere alla sua fidanzata perché in realtà piace a lui, cioè nel senso dice cazzo questo qui, però... Cavoli, è meglio di me, no? E immancabilmente sviluppa anche una gelosia, oltre a un'invidia, una gelosia dando per scontato che la fidanzata, la moglie o insomma il compagno, compagna compagno possano, possa preferire quest'altra persona a lui. Eh, ma succede, può succedere anche a, a, a noi, no? Il brividino della gelosia che uno dice, cavoli, però l'amica quell'amica lì del mio amoroso è più figa di me, uh, ha più successo di me nella vita, cavoli fossi in lui avrei preferito lei a me, no? E quindi poi ti salta su, ma non è che magari uh, lui ci prova, ma non è che magari lui le piace, ecco. E poi cominciano a esserci sempre più castelli su questa fantasia, ma nasce in primis da un senso di inferiorità che ti ha generato questa persona. Ma solo a me disturba il calzino bianco, visivamente intendo, dici nella sua foto, può essere. <ride> si spezza un po' l'equilibrio, se vogliamo parlare di equilibrio. Um, allora, nel video questa parte, almeno nella pa nel, nel pezzo che ho visto io del video, questa parte non c'è, ma la leggenda narra che Taulanta ha detto anche, non ti uccido alla moglie, perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me. Ma ti uccido anche l'altro figlio. Però io finché questa cosa la sento dire dai giornalisti, visto tutte le minchiate che si sono inventate intorno a questa storia, non ci credo. Quindi o lo vedo o non ci credo, per cui prendete con le pinze queste frasi. Soprattutto perché mi sembra strano che lui nel video dice «Ho oh, ammassato tutti e tre, li ho macellati tutti e tre, guarda là, omicidio, omicidio, omicidio!» E che poi dica alla moglie te non ti ammazzo, cioè ok, che sei nel delirio di quel momento e quindi non, non sei particolarmente lucido e dici cose nonsense anche in contraddizione, però. Ok, comunque, gli eh, investigatori quindi erano, così hanno detto i, i giornalisti, erano convinti che Malai volesse uccidere anche il bambino, ma. Cito. Fortunatamente è stato arrestato prima che lo trovasse. Il bambino si è salvato perché si è nascosto dietro il divano e il padre non lo ha trovato. Falso! Falso, falso, assolutamente falso. Questo è, come vi dicevo prima, la favoletta che hanno raccontato in televisione, perché così facevano emozionare le vecchiette a casa che guardano i programmi eh, sulla Rai. Eh, ragazzi, no, il bambino sì, è vero, si era nascosto dietro al divano, ma il padre lo ha trovato e non lo ha ammazzato, come invece aveva minacciato di fare nel video. Anzi, lo ha preso in braccio e si è calmato. Quindi, no, questa favolina del bambino eroico che si è nascosto dietro al divano e solo per questo è riuscito a salvarsi la vita. Comunque, il bambino, anche questo hanno detto, che il bambino era rimasto sotto shock dietro al divano per tutti. Il tempo del massacro e che addirittura era dietro il divano anche quando i carabinieri sono arrivati e hanno arrestato il padre, tanto che lo hanno trovato solo gli zii quando sono arrivati, che sono stati i primi ad arrivare in casa e a cui adesso il bambino è affidato. Credo che il bambino sia realmente affidato agli zii, ma questa favoletta che non lo aveva trovato nessuno prima degli zii, non so perché se la sono inventati. Ah no, sì, lo sappiamo. Comunque. L'assassino, poi, durante l'interrogatorio, cioè il nostro Taulant, durante l'interrogatorio, ha detto che ehm, quando si era reso conto di quello che aveva fatto, perché lui era una sorta di follia preso da questa follia omicida che non capiva più niente. Quindi, sì, effettivamente, nel video diceva che voleva uccidere il bambino, lo era andato in giro per casa a cercarlo, ma quando lo ha trovato, si è calmato vedendo il bambino, lo ha preso in braccio e si è sentito merda per quello che aveva fatto. Il ehm, tuo giornale lo devi vendere o lo vuoi vendere? Eh beh, sì, cioè, nel senso chiaro che anche le notizie hanno, dev devono essere comprate, però io compro le notizie se tu mi fai informazione non se mi fai intrattenimento ed emozionalità, quindi o facciamo informazione o facciamo intrattenimento, sono son due cose diverse. Parliamo un attimo di questa relazione clandestina o di quello che si sa, che sanno i conoscenti. Il fratello di Massimo De Santis, il vicino di casa, ehm, si chiama Gianluca De Santis, nega con fermezza una qualsiasi relazione tra suo fratello e Tefta. La moglie dice: Non c'era niente di niente, mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola, perché a quell'ora Massimo dormiva ancora, perché lui che nel bar faceva di tutto, dal pasticcere al banconista, chiudeva il locale la sera tardi. Massimo viveva in quel condominio da 43 anni con nostra madre, ormai ottantenne e vedova. Quindi, poverina, adesso, questa, questa nonnina è rimasta anche da sola. I rapporti con quella famiglia erano ottimi, normali rapporti tra condomini, si salutavano e si rispettavano. Anche con Taulant ti vedeva e ti salutava, mai un litigio, nulla. E quindi non è che magari Taulant sia come dicevo prima, finito mh, dentro una sua paranoia e in realtà non c'era davvero niente tra il vicino e eh, sua moglie. Peraltro, il fratello dice che si salutavano ed erano in buoni rapporti e che non avevano mai litigato. Mi sembra strano che lo salutasse e manteneva un rapporto di buon vicinato. Con quello che voleva uccidere perché si faceva la moglie. E avrebbero molto di più da scrivere se raccontassero la storia così com'è. Questo padre che ha massacrato e Figlia si calma quando vede il figlio maschio perché? Esatto! Cioè, la cosa bella è che loro stanno lì sempre a dare no? questi dettagli che non ci sono, a fare i merletti, ma non sprecano nemmeno due parole su lo spieghiamo quello che è successo perché. Facciamo un po' di educazione anche alla psicologia, alla diamo un po' di contesto. No, dobbiamo sempre puntare alle emozioni, puntare alla pancia, ma anche si faccia un po' di educazione. E si può partire anche da questo. Quando io dico è necessario fare sensibilizzazione, non è che lo devono fare, non lo so, solo gli altri. Anche noi abbiamo una responsabilità nel portare avanti le notizie. E per come si vanno a raccontare le storie, si vanno anche a creare cultura. E ma se noi non Continuiamo a non fare cultura, ma anzi a fare disinformazione e, e scultura, no? Facciamo scultura, sì, diamoci, diamoci all'arte. No, nel senso, eh, il ruolo dei giornalisti, il ruolo dei divulgatori è fondamentale anche per dare una nuova visione culturale dei fatti. Ci sono adesso la sezione ricordi, l'ho <ride> chiamata la sezione ricordi, ovvero cosa gli altri che hanno conosciuto questa famiglia dicono di loro. Perché effettivamente una situazione di questo tipo fa pensare che magari ci fossero molti litigi tra i due, che questa famiglia fosse disfunzionale, che lui fosse uno violento, che lui fosse. E invece sembra di no. Cioè, sembra che lui sia. Impazzito da un momento all'altro perché dicono: Questa è una conoscente eh, che parla del, del killer. Dice: Alla famiglia non faceva mancare nulla. Negli ultimi tempi aveva anche pagato il corso da infermiera alla moglie, diploma conseguito qualche settimana fa. Questo conoscente sicuramente non ha. Compreso bene la differenza tra dare alla famiglia eh, in senso materiale e dare in senso emotivo, però, ok, quello che ci dicono è: pagava tutto lui. Okay. Un'amica di famiglia dice. Una bravissima famiglia, la donna non amava parlare molto di sé, però quando parlava dei figli le si illuminavano gli occhi. Ricordo Jessica quando era piccola, una bambina molto timida e molto dolce, Ed effettivamente anche i compagni di classe l'hanno definita così, una ragazzina eh, un po' sulle sue, cioè molto riservata, però dolcissima. E poi dice: Anche il padre era sempre molto gentile e rispettoso, ma è una parola fuori posto. Non posso credere che sia stato capace di una simile crudeltà. Jessica e la madre erano molto legate, non mi sorprende che abbia tentato di difenderla fino alla fine. In più ci sono stati dei vicini di casa che hanno detto che non avevano mai sentito del, dei litigi e delle urla. Quindi Qui bisogna capire dove sta la verità effettivamente. Tra l'altro, ecco, altra cosa, sempre parlando del, del giornalismo dell'informazione, eh, io ovviamente prendo quelle che sono le fonti che escono, cerco di discriminare tra fake news e meno e ne parlo perché le notizie sono in giro e se non lo facessi sarebbe assurdo. Ma sarebbe dopo, soprattutto in casi complessi come questi, dire ok, c'è stato un massacro familiare. Uh, questa persona ha ucciso questa e quest'altra. Il movente probabilmente è questo, però aspettiamo qualche giorno a dare i dettagli, perché poi alla fine si finisce a fare figure di me. Come quella che hanno fatto. Fremo dal sentire la campana della moglie quando parlerà. Uh, avere. La cognizione di riconoscere determinate personalità e determinati segnali, soprattutto quando si è magari in una relazione tossica, quando si subisce un reato, anche riconoscere che quello che si sta subendo è ingiustizia e magari voi pensate di meritarvelo, cioè per me queste sono cose importanti perché con me purtroppo non l'ha mai fatto nessuno. A me, nessuno mi ha detto. Uh, il bullismo è un'ingiustizia, non te lo meritavi, non mi hanno mai detto uh, guarda che quello che ti tratta in quel modo lì è, è un comportamento tossico, guarda che sei in una relazione tossica. A me nessuno mi ha mai spiegato un cazzo. Quindi mi piacerebbe insomma uh, darvi gli strumenti per non fare errori di cui poi cioè, da, da starci male.

Ci vuole veramente. Questa è la mia preferita. Questa è veramente, questa è bellissima. Questa è bellissima. Guarda, ehm... che Gesù abbia in gloria eh. <ride> veramente, uh. cosa ci dice? Queste cosa ci dicono queste immagini? Allora, innanzitutto, non possiamo neanche dirlo: boomer, oddio, sì. Eh, perché lo sappiamo è uno stato mentale, quindi c'ha la modalità boomer. Però 45 anni, 45 anni, io qui ci vedo veramente poco. è brutto da dire, però secondo me non è non era una cima questo uomo qui. Ecco, non, non, non percepisco molta intelligenza, grande ecco, perspicacia, non, non, non ce la vedo. Sicuramente non sa usare Photoshop. Ma quello che ci vedo tanto è l'ego. Cioè, se voi andate a cercare il suo profilo, tanto lo trovate, dovrebbe essere ancora su Facebook. Cioè, io, 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 tanto, io, potente, io, temibile. E quindi, sì, praticamente entrerete nel profilo di un gorilla. Ma poi immagina che il. Um, questo bambino è stato preso in braccio dal padre, che era completamente ricoperto di sangue della sorella, della mamma e del vicino di casa. Quindi, sì, ok, l'ha preso in braccio, ma che trauma. Allora, ah, tra l'altro ho trovato questo articolo dell'Agi. Che ve lo voglio proprio leggere direttamente. Che ho detto, ma che sto qui a sintetizzare, a mettere insieme tanto, è, è già completo di per sé, ve lo leggo direttamente. In dieci anni in Italia ci sono state 131 stragi familiari con 287 vittime. È tantissimo. Scusate, ho lasciato il, il, il WhatsApp acceso. 131 stragi familiari in 10 anni, 287 vittime, sono i dati della banca dati EURES, secondo cui 9 responsabili su 10 sono uomini. Nella larga maggioranza delle stragi familiari commesse da un uomo, la vittima principale è la moglie o la ex moglie, con 66 vittime dal 2010, pari al 56%, mentre i figli o altri parenti rappresentano le vittime collaterali di un evento principalmente diretto contro il partner o l'ex partner. Molto frequenti anche i genitoricidi, ovvero l'omicidio di entrambi i genitori, con 14 casi negli ultimi 10 anni. I figliicidi multipli, 12 casi, questi ultimi spesso uccisi per colpire la moglie o l'ex moglie. Numerosi anche gli omicidi multipli, che coinvolgono altre figure familiari, fratelli, zii, nonni e nipoti, che rappresentano complessivamente il 33% degli eventi e il 29,3% delle vittime, meno 84. In dieci anni uccisi 94 figli. Sentite quanto, quanto fanno male questi numeri quando li metti insieme. Quando invece ad uccidere è una donna, la strage familiare colpisce quasi esclusivamente i soli figli. In 11 casi, pari all'84,6% delle stragi familiari commesse da una donna, mentre nei restanti due casi si tratta di genitoricidi. Complessivamente, i figli uccisi nelle stragi familiari sono stati nell'ultimo decennio ben 94: 70 uccisi dai padri, 24 dalle madri. Poi, suicidi allargati: nel, nel 54,2% dei casi, gli autori dopo aver commesso la strage. 71 casi, dai, facciamo prima: dopo aver commesso la strage si sono suicidati. Si parla in questo caso di suicidi allargati a fronte del restante 45,60 casi che non si sono invece tolti la vita. Quindi in 71 sono arrivati a uccidersi, in 60 no. La dinamica è più frequente quando l'autrice è una donna, delle 13 autrici di stragi familiari, infatti 8 si sono tolte la vita. A fronte di un più contenuto, ehm, 53% rilevato tra gli autori maschi, con 71 suicidi a fronte di 60 autori ancora in vita. Tale situazione si registra soprattutto quando le vittime sono figli o quando sono i figli e la moglie ex moglie, più raramente quando ad essere uccisi sono i genitori e altre figure genitoriali, eh, familiari. Nelle stragi familiari emerge una centralità delle armi da fuoco che hanno determinato il 42,1% delle vittime, seguite con ampio scarto dalle armi da taglio, 29,7%. Mentre valori meno significativi si osservano per il ricorso alla violenza fisica, alle armi improprie e al ricorso di farmaci e veleni. Ok, è, è un sacco bello questo articolo, cioè nel senso, hanno fatto i conti e abbiamo messo insieme tutto quanto, però mi sarebbe anche piaciuto vedere una, non so, una riflessione su come mai c'è così tanta differenza tra uomini e donne. Uh, cercheremo di ragionarci noi. A me pare che faccia molta più notizia quando la donna uccide i figli e non l'uomo. Sì. Anche se gli uomini che uccidono i figli sono molti di più. Esatto. Perché? Perché, Perché esce dal ruolo. Perché la donna che dimostra in qualche modo mh, aggressività, prepotenza, è qualcosa che stranisce, no? Cioè, vi ricordate quando vi ho raccontato... Um, l'altro giorno no? De dell'ispettore che è sconvolto perché è una donna com'è possibile che una donna eh, possa soffrire e andare comunque a lavorare, cioè è sempre lo stesso discorso è sempre una questione del ruolo di genere cioè ci si deve sempre aspettare che la donna è quella fragile debolina alle dipendenze dell'uomo che invece è quello che è potente e quindi in grado di portare avanti una carneficina. La vittima è sempre l'angelo perfetto che non ha mai commesso un errore in vita sua. Guai mai criticare la vittima. Invece, ragazzi, siamo sempre tutti vittime e carnefici a seconda delle situazioni. Non si ha un ruolo come anche la donna. Eh, non è sempre solo vittima e mai carnefice perché il ruolo di genere vuole la donna no lì nel suo angolino a fare le sue cosine posatine e da, da sottomessa cioè eh, bisogna che cominciamo ad aprire un po' voi lo avete già fatto ma in generale bisogna anche un po' aprire la mente e diventare un po' più elastici e uscire dagli anni 30 che sarebbe ora allora dai andiamo avanti perché abbiamo un caso che sta a cuore a tutti noi e, e, e a tutti voi dobbiamo parlare di cosa sta succedendo col caso Alex Pompa. Me lo avete fatto notare, me l'avete chiesto in molti, io non ero effettivamente aggiornata sulle ultime news e adesso lo sono e ne parliamo assieme. Perché in realtà, eh, al di là del fatto che le persone siano indignate, quello che sta succedendo ha un perché e ha anche un senso. Facciamo un attimo un recap del caso di Alex Pompa perché sicuramente ce lo siamo dimenticati visto che è passato un po' di tempo. Era il 2020. Alex Pompa all'epoca aveva, a seconda delle fonti, o 18 o 20 anni. Io ancora questa cosa faccio fatica a capirla, anche perché era l'ultimo anno dell'alberghiero, quindi probabilmente o ha avuto qualche bocciatura oppure um, qualche giornale si è confuso comunque era molto giovane e era uno studente appunto dell'alberghiero senza precedenti penali e visto da tutti come un ragazzo serio e tranquillissimo lui viveva a Collegno, provincia di Torino con la madre che si chiama Maria Cotoia eh, di 51 anni a cui lui è sempre stato molto legato e aveva un rapporto molto protettivo con la mamma perché poi vedremo che la mamma era una vittima delle violenze del padre e quindi lui e il fratello Loris, uh, più grande di, di lui, di po poco, aveva 22 anni all'epoca, um, erano molto, molto protettivi con la mamma, tanto che avevano addirittura paura a lasciarla da sola con il padre. Quindi si, si davano i turni: i due fratelli, in modo tale da essere sempre presenti in casa, perché avevano paura che il padre uccidesse la madre. Questo padre si chiama Giuseppe Pompa, è un operaio di... era un operaio di 52 anni che poi sarà la vittima dell'omicidio. Giuseppe, la, la, siamo sempre da quel pelo da quel meno, uomo estremamente geloso e violento, possessivo, dedito all'alcolismo e eh, lo sapete che se tu hai già un carattere di merda in più ci metti l'alcolismo e viva che la violenza sboccia. E quindi più beveva, più furiose erano le liti con la moglie, più le violenze fatte sulla moglie, sulla mamma di Alex erano terrificanti. Lui, tra l'altro, era geloso un po' di tutti quelli, tutti i componenti della famiglia, quindi anche dei suoi figli, li controllava assiduamente. Pensate che addirittura, beh, soprattutto con la moglie, eh, però eh, aveva la mania del controllo anche sui figli. Pensate che seguiva addirittura sua moglie, la pedinava andava a trovarla al lavoro, spesso le faceva provare improvvisate sul posto di lavoro, anche lei lavorava in un supermercato come cassiera, forse lavora ancora in un supermercato come cassiera, e arrivava a, per, a chiamarla al telefono persino 100 volte al giorno, e se lei non rispondeva erano guai. La famiglia non aveva mai denunciato, perché avevano paura di, della reazione di, di Giuseppe, però come vi dicevo i figli facevano sempre a turno per proteggere la mamma. E quando le hanno chiesto perché non avesse denunciato, la risposta della madre è sempre stata: Se io avessi denunciato sarei morta. E purtroppo sì, perché quest'uomo qua, per come ragionava e soprattutto per come funzionano i, i tempi della giustizia, ve ne siete resi conto guardando me? Avrebbe avuto tutto il tempo di farla fuori e anche l'intenzione. Quindi io capisco questa madre che dice non ho denunciato perché sennò lui mi avrebbe ucciso. E sicuramente lei non aveva un posto sicuro dove rifugiarsi per poi denunciarlo. Tra l'altro, avevano anche raccolto tutte le prove. Ah, perché questo effettivamente è un altro punto: um, i figli registravano le violenze, le registravano in audio le violenze che il padre faceva sulla loro mamma, e questo lo hanno fatto. Non perché pensavano di denunciare, ma perché sapevano che un giorno o l'altro sarebbe finito in tragedia e almeno avrebbero avuto le prove. Cioè, vi rendete conto una famiglia che vive nella convinzione che prima o poi succederà un omicidio? E il dubbio era se ammazzava solo la mamma o se avesse ammazzato tutti. Per cui il discorso era almeno se ci uccide tutti. Poi non può raccontare quello che gli pare perché nei nostri telefoni sarebbero venute fuori le prove. Veramente un inferno. Però dovete tenere presente anche questo aspetto. Quando si cresce con un padre estremamente violento e vivi delle situazioni così traumatiche, come abbiamo visto vivere a molti assassini, serial killer, c'è caso che la tua mente non sia proprio del tutto Lucidissima, ma è normale, ovvio, questo servirà poi per il discorso che vi faccio dopo. Cosa succede il 30 aprile 2020? La tragedia avviene, ma per fortuna quello a morire è lo stronzo, perché è ora di cena nel loro appartamento, in via Edmondo de Amici 47 e scoppia l'ennesimo litigio, e Giuseppe era più ubriaco del solito. Parliamo un attimo della questione, del, del, del motivo del litigio, giusto per farvi capire quanto poteva arrivare a oltre. Quella sera Giuseppe era andato a spiare Maria, si chiamano Giuseppe e Maria, so, effettivamente, e, è andato a spiare la moglie Maria mentre lavorava al supermercato come cassiera e a un certo punto mentre la spiava l'ha vista che ha salutato un suo collega e questo collega in maniera amichevole. Gli ha risposto con una pacca sulla spalla e lei ha sorriso, e questa cosa lei l'ha detta anche in tribunale: cioè lui era gelosissimo del mio sorriso perché ci vedeva sempre delle cose sotto, ci vedeva sempre delle intenzioni che non c'erano. Quindi Giuseppe va su tutte le furie e eh, torna a casa, aspetta la moglie: proprio adesso aspetta che torna a casa che ti corco, eh, adesso te la faccio pagare, eh, l'aspettava la... <ride> così. E lei rientra, più o meno sulle 20, 20, 20 e 30, comincia immediatamente l'aggressione verbale inizialmente, quindi appena lei varca la porta lui comincia a gridarle Hai un amante! Mi tradisci col tuo collega! Troia puttana! E di tutti i colori, insomma... Stessa scena che abbiamo raccontato nel caso precedente, poi passa alla violenza fisica, la aggredisce, la spinge, le schiaccia il cellulare sulla faccia, cioè capito anche questi gesti brutti, cioè schiaccia la, la moglie contro il muro e poi le schiaccia il cellulare. I figli cercano di fermarlo, ma lui è una furia e non ci riescono. A quel punto loro registrano tutto come fanno di solito. Ci sono quattro lunghi audio eh, dalle 20.35 alle 21.04, in cui i figli hanno registrato tutta la, eh, tutta la vicenda. E poi la situazione verso le 21.05 sembra essersi calmata. Poi cenano. E dopo cena, visto che lui aveva bevuto di nuovo, a cena ricomincia, rientra nell'ossessione, nella gelosia, eccetera eccetera. Ecco qui siamo veramente nella fantasia, perché lei non aveva nessuna relazione extraconiugale, tantomeno aveva l'amante perché questo qui gli ha dato la pacchetta e lei gli ha sorriso, cioè stiamo scherzando. Al che sono le 22:26. E Loris chiede aiuto allo zio, perché lo zio, che penso sia il fratello di Giuseppe Pompa, era l'unico che era in grado di calmare suo fratello. E quindi è sempre stato, diciamo, la figura su cui facevano affidamento i figli quando succedeva qualcosa di, di grave in casa. Eh, alle 22:26 quindi Loris manda questo messaggio allo zio. Sei l'unico che ascolta, devi intervenire in modo drastico, qui rischiamo tutti la vita. Ma questo zio, non si sa per volontà o perché semplicemente non era disponibile in quel momento, non è accorso questa volta. La lite quindi continua ad aumentare e Giuseppe arriva a minacciare di uccidere tutta la famiglia. La madre quindi si barrica in bagno e, ehm, dopo aver minacciato tutti di, 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 di omicidio, di morte, Giuseppe si dirige verso la cucina. A quel punto Alex. Pensa, lui ha appena detto che ucciderà tutti, sono sicuro che questa volta lo farà perché è una vita che si aspettano il giorno in cui sarebbe successo. Ma Alex dice: No, questa volta io non glielo permetto. Basta, non glielo permetto. Quindi cosa fa? Lo anticipa perché pensa che Giuseppe stia andando in cucina per prendere i coltelli. Lo anticipa, prende tutti i coltelli e li usa contro suo padre. Infatti, Alex dirà a processo: Ho visto mio padre andare verso la cucina e allora l'ho anticipato. Ho preso un coltello, poi non ricordo più nulla. Quindi diciamo che Alex, il momento dell'omicidio, non se lo ricorda e ci sta considerando che è stato conquistato da uno spirito, da una furia omicida non da poco. Eh, cosa fa Alex? Alex. Colpisce suo padre con 34 coltellate. Utilizza sei coltelli diversi e uno si è anche spezzato per la violenza con cui è stato usato. Ovviamente, Giuseppe muore. Ovviamente, stiamo parlando di overkilling. Tra l'altro, eh, l'uso di sei coltelli diversi implica anche che, cioè, comunque, ci hai dato parecchio. Comprensibile, comprensibile, comprensibile. Ma come vi dico sempre, c'è un problema. Nel momento in cui tu hai una iperreazione dall'altra parte, lo so, Sbroccato ne poteva più, è comprensibilissimo. Però è un attimo che poi passi dalla parte del torto. Quindi, quello che vi voglio dire è, io sono assolutamente dalla parte di Alex. Perché Alex. Ha fatto bene. Cioè, che, che poi non si giustifica mai un omicidio, ma in qualche modo ha fatto quello che doveva fare per proteggere la sua famiglia. Però ha esagerato, ragazzi. E questo bisogna dirlo. Per onestà intellettuale e non solo per parlarvi di pancia, vi devo dire anche le cose scomode. E questa è una cosa scomoda perché non va insieme ai nostri sentimenti. Alex è andato in overkilling. Alex ha esagerato. Non si può parlare di legittima difesa, soprattutto nel momento in cui tu usi sei coltelli diversi, 34 coltellate su un uomo che non era armato in quel momento. Quindi, oh, come sempre, Rosso, noi cerchiamo di andare a fondo nelle cose. Io quello che vi dico è: non vi troverete mai in una situazione del genere, non vi ci dovete trovare, non ve lo auguro, ma se dovesse succedere, ragazzi, dovete promettermi di mantenere la lucidità. Lo so che non è una cosa normale, cioè non, non, è, non è una cosa facile, ma non passate mai di là con l'autodifesa, perché se passate di là, è quello che vi dico sempre: no? non, non agite per difendermi come fanno quelli che mi attaccano, perché se no è un attimo passare dall'altra parte. Ed è lo, stesso identico è lo stesso identico discorso. Avete bisogno di attaccare fisicamente una persona per difendervi? Ok, ma fatelo nella misura. Cercate di mantenere sempre la lucidità, siate sempre razionali. Quando, quando vi dovete difendere dovete stare attenti a come vi dovete difendere. Sì, lui voleva, eh, voleva eliminare il motivo di tutta quella sofferenza, certo, certo, e poi è passato di là. E c'è anche da dire che una reazione di questo tipo, che è comprensibile, ripeto, è comprensibile, nasconde dentro una rabbia, una violenza che andrebbe in qualche modo analizzata. Per cui io non penso che Alex debba andare in carcere. No, non, non è giusto che lui vada in carcere. Ma è giusto che lui sia seguito a livello di salute mentale. Perché innanzitutto se arrivi a covare una rabbia simile che ti porta ad uccidere in questo modo, c'è qualcosa in te che deve essere no, seguito, curato, guardato, analizzato perlomeno. E commettere un omicidio di questo tipo ovviamente ti lascia un trauma dentro. Per cui io, uh, dalla parte di Alex, con tutto il cuore, ma mi auguro che ci sia anche cura per il suo stato mentale. Poi ditemi cosa ne pensate, perché lo so che questo è un discorso un po', è, è un po' ostico. Mi rendo conto che mi sto dando la zappa sui piedi, però ve lo dico, io cerco sempre di essere completa nelle mie analisi anche quando va, va, va contro le emozioni del momento alla pancia visto che la legge non è dettata dalle emozioni ma la legge deve essere applicata come un burocrate cioè come funziona così purtroppo Alex che è stato assolto in primo grado per legittima difesa è ovvio che poi, quando si è fatto appello, le cose siano un po' cambiate e adesso parliamo delle novità. Quello che sta succedendo in tribunale, nelle sedi, non è fantascienza, non è neanche cattiveria, è mera applicazione pratica della legge. È seguire il codice. E fa schifo, sì, perché sarebbe molto bello che ci fossero dei, dei... ci fosse la capacità di valutare caso per caso ogni volta, ma poi diventerebbe il far west. E, e siamo... siamo in un, è, è, è difficile trattare questo caso, eh, ve lo dico, è davvero molto difficile. La legge va applicata caso per caso, altrimenti i processi durerebbero un giorno. Sicuramente bisognerebbe accusarlo di legittima difesa, eccesso di legittima difesa, ehm, però penso sia giusto pagare l'eccesso di violenza. Ehm, la legge generica è estratta, bisogna applicarla caso per caso. Eh sì, però qui va in contraddizione a livello costituzionale. Quello che il, il problema è questo: cioè che è la legge che è stata applicata, ma applicandola in quel modo se n'è violata un'altra. Poi vi leggo, così cerchiamo di capirci insieme. A cosa è successo? Allora, eh, il primo processo come vi ho detto, sono stati presentati questi file audio: più di nove ore di registrazioni di violenze, eh, aggressioni, insulti, e danno della madre di Alex, eh, la vittima. E il fratello Loris ha anche testimoniato per sei ore raccontando insomma, di un quadro familiare, come vi ho detto poco prima, adesso ve lo leggo, dai, vi leggo la dichiarazione di, di Loris perché vi fa capire effettivamente anche il, um, il clima. Avevamo paura, diceva che ci avrebbe fatto fuori, però all'esterno voleva dare l'impressione che fossimo la famiglia del mulino bianco. A Natale costringeva mia madre a scrivere falsi biglietti d'auguri come se tutto andasse bene, ma a casa nostra tutto andava male o oh, malissimo. Abbiamo cominciato a registrarlo perché se un giorno ci avessero trovati morti dai telefoni avrebbero saputo la verità. Avevamo una chat di famiglia nella quale mia madre scriveva quando andava in pausa e quando finiva il turno, così lui poteva chiamarla. Il giorno del delitto l'ha chiamata 101 volte. Lei non poteva fare niente, non le consentiva di guidare, di uscire a prendere il caffè. La spesa poteva farla solo insieme a lui. Io e mio fratello cercavamo di proteggerla. Con il passare degli anni... cioè, mi fate venire in mente un passaggio perché lei a un certo punto al processo ha raccontato che ogni tanto gli chiedeva addirittura se poteva respirare. Posso respirare, cioè, almeno questo posso farlo. Con il passare degli anni la situazione è degenerata. Dopo cena abbiamo sparecchiato. Lui continuava a bere. Poi ha chiamato suo fratello per 37 minuti e ha insultato mia madre. Io la ammazzo, la faccio strisciare, le faccio perdere il lavoro. Dopodiché è diventato indomabile. Gridava, vi ammazzo tutti. È andato verso la cucina, penso per prendere un coltello, come aveva già fatto. Ho solo dei flashback, ero sotto shock. Ricordo Alex con un coltello in mano e anche mio padre ne impugnava uno. Poi tutto quel sangue, ero pietrificato, avevo chiesto aiuto a mio zio, ma non mi ha ascoltato. Allora, questo dettaglio del coltello, ehm, insomma, pare che in realtà il padre non fosse armato quando è stato colpito da Alex. Per cui... Io non lo so perché non c'ero lì, però, ehm, da ricostruzione sembra che fosse disarmato. Ok, condannarlo. Sì, ma già che ha scontato la pena vivendo con il padre, dovrebbero rilasciarlo subito. Sì, io sono d'accordo che non va messo in carcere sto ragazzo, ma va curato, però va seguito, non può essere lasciato così. Insomma lo zio, lo zio sapeva, ma era anche abituato a sentire il fratello sbraitare così. Quindi non è intervenuto fisicamente questa volta perché pensava che fosse una delle tante. Comunque, in primo grado lui viene assolto poiché il fatto non costituisce reato in quanto ha agito per legittima difesa. Ok. Ma ovviamente il PM dell'accusa ha voluto fare appello. E qui? Cioè... Poteva anche non farlo, eh, detta de, 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 proprio decore, poteva anche lasciare perdere. Dice, ok, è stato assolto in primo grado. Tiro sulle manine. Boh, però voleva no, applicare la legge al, al puntino. Insomma, pare che i giudici di secondo grado ritengano che non si sia trattato né di legittima difesa e nemmeno di eccesso colposo. Io vi leggo una parte dell'ordinanza del giudice di secondo grado, che dice: Segnaliamo in merito al processo a carico di Alex Cotoia, già pompa, il ragazzo imputato per l'omicidio del padre violento e assolto in primo grado con la formula perché il fatto non costituisce reato. Essendo stata, ritenuta la, ehm, scusate, essendo stata ritenuta ravvisabile la scriminante della legittima difesa, l'ordinanza con cui la Corte d'assise di appello di Torino l'ha sollevato dalla questione di legittimità costituzionale. Scusate, non, io veramente il legalese mi, 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 mi uccide il cervello. Allora, questa era una, questo era un inciso: il ragazzo imputato per l'omicidio assolto. Lo, lo leggo senza inciso, così non facciamo casino. Segnaliamo, in merito al processo a carico di Alex Cotoia Pompa, l'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione, dell'articolo 577, comma 3. Uh, codice penale nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza ai sensi dell'articolo 69 del codice penale delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario in relazione al fatto commesso contro l'ascendente dall'articolo 577,1 numero 1 del codice penale. Sì, siamo nel mondo dei Bogon, se ve lo state chiedendo. Sì. Quello che ho capito, che ho cercato di capire, poi non ho, um, non ho avuto la possibilità di andare troppo a fondo in questa cosa, ma mi sembra di aver capito che non è possibile garantirgli la legittima difesa poiché le attenuanti generiche che gli hanno dato non possono sussistere nel momento in cui. C'è l'aggravante di omicidio volontario, cioè tu hai ucciso non solo per difenderti, ma volendo uccidere, con l'intenzione di uccidere, e hai ucciso l'ascendente, quindi il legame di parentela. Con queste due aggravanti legalmente non puoi concedere le attenuanti. Claudio Strata, avvocato del ragazzo, dice. Alex sarà condannato. Ora il processo è sospeso, ma l'ordinanza afferma chiaramente che non è un caso di legittima difesa e quindi la sentenza sarà di colpevolezza. Ricorreremo in Cassazione. Cassazione. Ma sono molto amareggiato. Alex non è un assassino e questo non è un omicidio. Ah, cioè, sì, è un omicidio, anche se... Comprensibile nel contesto, ma resta comunque un omicidio. Alex non è un assassino, nel senso che Alex certo non è ucciso perché gli piace uccidere, o perché vuole uccidere in questo senso, però ecco moralmente no, fisicamente sì, però resta comunque un omicidio. Cioè, se tu uccidi un'altra persona, qualunque sia il contesto, è un omicidio. Ora, il PM si chiama Alessandro Agemo e lui sostiene perché lui è l'accusa. Lui sostiene che 34 coltellate sono troppe per una legittima difesa e che il padre non avrebbe neanche tentato la fuga né avrebbe aggredito il figlio per difendersi. In più era disarmato, questo lo sostiene il PM. Cioè se vedete quello che dice il fratello, Loris, è che il padre era armato di coltello. Mentre secondo la ricostruzione degli inquirenti del PM, eh, l'uomo non era armato di coltello. Quindi qui c'è... Il grande dubbio del c'era il coltello o non c'era il coltello. Uh, il PM dice: Nessuno qui presente avrebbe ritenuto di ucciderlo, perché niente imponeva o dava la necessità di ucciderlo. Cioè lui dice: Alex ha agito troppo! preventivamente cioè lui non poteva sapere se il padre davvero andava in cucina per prendere il coltello e se davvero voleva uccidere la moglie ma siamo di nuovo nella solita storia ovvero uno deve agire sempre e solo quando le cose sono già successe e poi a cosa serve uccidere il padre se questo aveva già ucciso la madre Bisogna sempre aspettare dopo, capite? Questa è la mentalità, ma è questa che mi dà fastidio, cioè la prevenzione, questa sconosciuta. Sull'eccesso di legittima difesa, io sono, cioè, sono d'accordo, ma, ma dargli un eccesso di legittima difesa, non condannarlo per omicidio volontario con l'aggravante dell'ascendente. Ovviamente gli avvocati di Alex ribattono a questo discorso dicendo: era indemoniato da ore. Non aveva altra ragione per andare in cucina se non per armarsi e dare seguito alle minacce di morte ribadite quella sera. Quindi io direi, viste le, le nuove dichiarazioni, che forse la verità è che il padre non era in realtà armato di coltello. E anche questo cambia molto, perché se il coltello l'aveva in mano, e c'è già una certezza di intenzione, se il coltello non lo aveva in mano, perché non hanno tenuto presente la testimonianza del fratello? Non lo so, uh, immagino che uh, ci sia un dibattito tra accusa e difesa, come al solito, quindi la difesa sostiene che il padre fosse armato, l'accusa invece sostiene che non lo fosse. Immagino che ci siano arrivati anche dalla scena del crimine: forse non c'era nessun coltello nelle mani del padre, mm, questo non ve lo so dire, ragazzi. Io non... Se fossi stata lì, vi giuro che ve l'avrei detto se aveva il coltello o no il padre. Cosa aveva dovuto aspettare? Che iniziasse a colpirli? Gli ha letteralmente detto che stava per ucciderli. Eh sì, ma vedete, cioè, la, la minaccia di morte non è mai abbastanza. Devono arrivare ad ammazzarti. Poi, poi dopo puoi denunciare, no? E adesso abbiamo l'ultima notizia, che è devastante, considerato che, cioè, non so quante volte dobbiamo parlare ancora di sparatorie negli Stati Uniti, ma soprattutto quante volte dobbiamo parlare di sparatorie nel Texas che sta diventando veramente... La, la, la terra più pericolosa sulla terra. Allora ragazzi, parliamo un attimo del Texas perché stanno succedendo delle cose abominevoli e uh, queste cose abominevoli succedono perché la gente è stronza, ignorante, soprattutto ignorante e secondo me... Uh, ma, ma manca tanta, tanta, tanta educazione, manca anche tantissimo controllo. Ma il discorso delle armi in America ormai lo conosciamo. In Texas... Ci sono state due stragi in 24 ore. Il che è assurdo. E tutte e due per lo stesso motivo: razzismo. A me queste cose mi fanno girare i coglioni. Allora. Eh, nello stato del Texas, ne abbiamo già parlato. Ma ripetuta: è possibile acquistare e portare in giro una pistola senza il porto d'armi? Quindi, chiunque, basta che sia cittadino americano, può comprarsi una pistola, mettersela in tasca e andarci in giro. Ecco perché molti Darwin Awards con persone che si sparano nelle palle. Eh, comunque, ah, non devi avere dei precedenti penali, ma puoi tranquillamente avere disturbi mentali. O essere affiliato a gruppi di suprematisti bianchi, per esempio, che è inquietante. E ci sono veramente alla pistola, veramente proprio, cioè, così. Ci sono poche restrizioni per fucili e carabine e anche quindi armi d'assalto. Che succede? In un centro commerciale ad Allen, che è un piccolo sobborgo vicino a Dallas, siamo in Texas, questo centro commerciale è un outlet, si chiama Premium Outlet. Tra le 15.30 e le 16.00 americane, texane, quindi erano le 23.30 in Italia, del 6 maggio, succede il 6 maggio, c'è stato un massacro in cui hanno perso la vita 8 persone, di cui molti bambini. E questo è assurdo. Ora voi immaginatevi, è un caldo pomeriggio in cui andate a fare shopping, siete con la vostra amica, siete con la famiglia, siete rilassati, andate all'outlet, è un luogo dove teoricamente dovreste rimanere spensierati, godervi gli acquisti, avere un momento un po' di leggerezza della vita. Ci sono migliaia di persone in quel momento all'outlet perché comunque era uno dei più grossi di tutto il Texas e c'erano più di 100 negozi all'interno. E arriva questo pazzo che esce dalla macchina vestito in tutta mimetica, imbracciando un AR-15 e comincia a fare fuoco su tutti. Insomma, alla fine di tutta questa strage muoiono 8 persone più il killer che viene ucciso dalla polizia e ne vengono ferite 7, ma il numero delle persone decedute potrebbe purtroppo aumentare. Cosa sta succedendo in quello stato? Possiamo non visitare mai Texas? No, io vi consiglio di non farlo perché veramente sto vedendo che succede di, di tutto in Texas, veramente di tutto. Allora, questo è l'assassino, lui si chiama, il il Killer. Lui si chiama Mauricio Garcia, ha 33 anni e praticamente è arrivato al centro commerciale a bordo della sua macchina. È sceso dall'auto tra l'altro sono girati parecchio i video è sceso dall'auto vestito militare, in mimetica, con questo AR-15 e ha cominciato a sparare sulla folla. Molti hanno trovato ovviamente rifugio nei bagni, alcuni si sono nascosti nei gretri dei negozi perché poi chiaramente le persone. No, i negozianti facevano entrare, poi chiudevano e si nascondevano sul retro. Alcuni si sono addirittura rannicchiati dietro alle macchine parcheggiate. Ah, prima? Sì, no, ok, scusate. Oh, ho avuto io un, un, un flash ora. Il killer è stato sgamato subito poiché il signor Garcia aveva delle idee suprematiste, con la frangetta, sì. C'è cioè, il suprematista con la frangetta. Sì, il Texas è pieno di Trump supporters, quindi non mi sorprende. Mm -mm. Sì, è uno, è uno Stato repubblicano. E lui aveva delle idee suprematiste bianche, era affiliato tra l'altro a questi gruppi, eh, non solo di suprematisti, ma anche di neonazisti. Quindi non ci facciamo cambiare niente. E questo lo hanno capito in primis dal fatto che c'era proprio uno stemma cucito sull'abito e c'aveva anche tutti i tatuaggi a tema nazista. E lo stemma eh, recitava una scritta molto sgradevole, ehm, la sigla RWDS, nonché Right Wing Death Squad, ovvero la squadra della morte di destra. È uno slogan che utilizzano molti eh, estremisti di destra e che appunto inneggiano a fare stragi, inneggiano a uccidere. Stampo razzista, ovviamente. Poi, andando a guardare meglio, scoprono che questo qui aveva anche degli account social dove scriveva pubblicamente, tranquillamente, le sue idee razziste, neonaziste, che faceva. Uh, inneggiava l'odio verso gli stranieri e eh, che continuava a dire che i bianchi sono superiori e tutto il resto, tutti i discorsi d'odio che incitava l'odio. In più, questo killer lavorava come guardia di sicurezza e era entrato nei militari nel 2008, dove ha militato per tre mesi e poi è stato congedato per, sentite bene, gravi disturbi mentali. No, ma lasciamo pure che le persone con gravi disturbi mentali che scrivono sui social inneggiando all'odio contro una categoria, inneggiando al razzismo, possano comprare le armi. No, ma tutto a posto, eh. Tutto a posto. A parte il fatto che tutti possono comprare un'arma, anche se c'è zero controllo. Eh, cosa è successo? Lui ha cominciato a fare fuoco, ma è stato fermato praticamente subito. Anche se poi è riuscito a colpire comunque oh, 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 otto persone, ucciderle, sette colpirle. Fortunatamente sul posto era presente un agente che era arrivato per intervenire per un'altra chiamata, una chiamata precedente, era stato chiamato per un altro motivo. Lui si è trovato lì, per fortuna, ha visto la scena e ha ucciso immediatamente il killer. Gli ha sparato e l'ha ucciso. E un testimone ha raccontato, l'aggressore indossava un giubbotto e sembrava avesse ricevuto un addestramento, sapeva quello che stava facendo. Allora, noi sappiamo che lui è stato effettivamente tre mesi nei militari, adesso non so quanto in tre mesi tu impari però, e poi sappiamo che lavorava come guardia di sicurezza, quindi boh, forse effettivamente un addestramento alle armi lo avrà anche avuto. Sicuramente avrà avuto un addestramento, è così dicono, cioè sembrava sapere quello che facesse insomma. Allora, parliamo un attimo delle vittime così capite anche chi andava a colpire. Lei si chiama Aishwarya Tatikonda, Mi perdoni la famiglia, ma io non sono veramente in grado di pronunciare i nomi esteri mai, tantomeno indiani, perché stiamo parlando di una donna indiana. Lei era una ingegnere civile delle costruzioni di origini indiane, per l'appunto, di 27 anni che era su suolo americano con un visto lavorativo ed era semplicemente andata a fare shopping con un'amica. La sua amica è rimasta ferita e lei invece ha perso la vita. Io sai, prima di addestrare una persona alle armi non fanno un controllino psicologico? Cioè io boh... Eh sì, ma infatti poi questo qui era entrato a fare i militari dopo tre mesi congedato per gravi disturbi mentali. Beh. Eh, comunque... Questa, questa, questa è tragica ragazzi, questa è veramente brutta. Questa è una famiglia coreana, eh, la famiglia CHO, o CHO anzi, ehm, li ha uccisi tutti tranne un bambino. Ha ucciso i, il papà, la mamma, il bambino piccolo ed è rimasto in vita soltanto il bambino più grande quello di 6 anni, allora, il padre Cho Kyu Song aveva 37 anni, la madre Kang Shin Jung aveva 35 anni e il bimbo James Cho aveva 3 anni, che è quello che hanno in braccio e sono stati uccisi tutti. Resta in vita il bimbo di 6 anni. Che non oso immaginare che vita lo aspetta. Insomma, loro, tra l'altro, erano andati al centro commerciale per cambiare i vestiti al bambino di 6 anni perché il bambino di 6 anni aveva compiuto da 4 giorni gli anni, aveva fatto il compleanno e in regalo aveva ricevuto dei vestiti che non gli andavano bene, quindi doveva andarli a cambiare ed erano lì per questo. Ora provate a immaginare. Erano bellissimi, una famiglia stupenda. Eh... Aspettate. Wow! Io credo che questo bambino avrà. Esatto, si sentirà in colpa per sempre. E avrà quella la cosiddetta. Il senso di colpa del sopravvissuto. Che adesso non mi viene mai. La sindrome del. La sindrome del. Come si chiama? Perché non mi vengono mai le cose in mente? Sindrome del sopravvissuto, ok. Ok, allora era quella, <ride> grazie ragazzi, <ride> grazie, me ne sto andando un po' in arterio, dopo un po' vado in arterio, normale. Allora, questa è la famiglia Cho, due bambine, cioè praticamente un sacco di bambini sono stati uccisi in questa, in questa sparatoria, e non so perché siete è preso proprio quei bambini, secondo me proprio perché il bambino ha in qualche modo... Diritto a crescere negli Stati Uniti, e questa cosa ti dà fastidio ancora di più perché proprio dici è immigrato e adesso c'ha pure il diritto di crescere qua. Queste sono due sorelline che si chiamano Daniela e Sofia Mendoza, hanno 11 e 9 anni, sono rimaste eh, entrambe uccise nell'attacco. La loro mamma, Ida Mendoza, anche lei è stata colpita, ma è in ospedale, in condizioni critiche. Quindi non sappiamo se sopravviverà. Speriamo di sì. Tuttavia non l'aspetta una vita semplice, sicuramente. Sai come si sentirà la madre se sopravvive. E io credo che in questo momento lei sia ancora in condizioni critiche quindi non ha idea di quello che è successo. Immaginate se si riprende, esce, eh, l'avranno sedata o comunque sarà in coma, non lo so. Esce eh, e si rende conto che ha perso entrambe le bambine. E l'ultimo lui. Christian Laqueur, una guardia giurata di 20 anni che era in servizio al centro commerciale durante la sparatoria, cioè semplicemente lui era lì come guardia giurata ed è stato colpito per uh, evitare che potesse difendere. A volte è meglio morire, credo. No, io credo che non sia mai meglio morire, tuttavia queste sono quelle, quelle tragedie che... davvero. Comunque... C'è anche un'altra vittima della quale non sono riuscita a trovare informazioni, per cui mi dispiace non ricordare l'ultima vittima, ma non ho trovato uh, informazioni sull'ultima. E questa era la prima strage, perché lo stesso giorno, nonché domenica mattina alle 8.30, a Brownsville, che sta al confine con il Messico, un SUV guidato da un uomo ispanico, quindi... Di nuovo, abbiamo un ispanico razzista, è piombato a velocità folle su un gruppo di migranti, un gruppo di immigrati, per la maggior parte di origine venezuelana, che stavano aspettando l'autobus. Cioè, loro erano lì fermi, in piedi, che aspettavano l'autobus. È arrivato questo SUV a tutta velocità, che li ha falciati come fossero birilli, sostanzialmente. C'è un video che è stato ripreso dalla telecamera che si trova lì, una telecamera di videosorveglianza, e si vedono queste persone che vengono sbalzate in aria, che proprio che volano e poi cadono rovesciatamente a terra morendo ovviamente sul colpo. Sono morte sette persone in un attimo e nessuna di loro se lo aspettava minimamente. E, no, io non ho visto il video. Però ho, ho letto le descrizioni. Non è che sono repressi nel non accettare le loro origini, e allora fanno queste stragi per sentirsi americani puri? Sai che forse non è male questo tuo modo di vedere la cosa? Sì, potrebbe essere, cioè, della serie, um, io vorrei essere un puro, no, in questa logica veramente aberrante e quindi me la prendo con quelli meno puri di me, persone che in realtà hanno qualcosa che non va nella loro di esistenza. ed è sempre questo il principio. Se tu arrivi ad odiare persone che non t'hanno fatto niente significa che qualcosa nella tua vita non va assolutamente. Non sei soddisfatto della tua vita, quindi vai a rompere il cazzo agli altri e Qui si sta parlando di stragi terrificanti, ma secondo me è sempre lo stesso, è sempre la stessa la radice. No, niente, scieni. Il guidatore alla fine è stato arrestato per guida sfericolata poiché all'inizio si pensava fosse un incidente e che lui avesse perso il controllo del sub e avesse accidentalmente travolto queste persone, ma poi man mano che si è studiato il soggetto si è compreso che invece era un atto intenzionale poiché eh, c'era proprio una matrice razzista. In quella città, essendo molto vicina al Messico, ci sono effettivamente dei problemi di immigrazione clandestina e questi problemi sono in forte aumento, soprattutto negli ultimi mesi. Infatti c'è il direttore del vicino centro di accoglienza che ha detto che negli ultimi mesi sono passati da gestire 380 persone al giorno quando prima ne avevano 250. E lui ha detto una cosa alla stampa veramente inquietante, cioè fa: c'è stata una strage di migranti, sette persone sono morte, sette innocenti sono morti, e lui dice, dopo la strage, un paio di persone che sono venute dal, eh, dal cancello hanno detto alla guardia di sicurezza che siamo noi la causa di questo gesto. Siamo noi che aiutiamo i migranti, siamo noi che ehm, li salviamo, sostanzialmente è tutta colpa nostra se poi succedono queste tragedie. Ovvio, quindi praticamente cioè, muoiono sette persone innocenti e la gente va a dare la colpa a quelli che salvano gli immigrati. No ma veramente, c'è cioè proprio quanto deve essere stronzo nella vita. Tra l'altro, altra cosa, rispetto alla strage di, di, del, del supermercato, dell'outlet, c'è stato un grossissimo dibattito perché su Twitter è successo il casino. Ovvero, innanzitutto, come avete sicuramente saputo, Elon Musk, che ha preso il possesso del Twitter, ha deciso di licenziare un, boh, penso l'80% dei dipendenti, cioè licenziare un botto di personale su Twitter. E quindi anche la moderazione ne risente moltissimo. E questo si è visto perché il video... Della strage del, dell'outlet è andato subito in tendenza. Cioè, non solo è stato messo su Twitter, ma proprio esplicito, in cui si vedevano i cadaveri dei bambini ribellati, ma eh, è andato addirittura in tendenze. Ed è stato rimosso poi dalla moderazione dopo ore che l'hanno visto milioni milioni e milioni e milioni di persone. Ma questo non è neanche tanto il. Vabbè, ovvio, questo è un problema perché vai a mettere a disposizione di tutti delle scene estremamente violente che potrebbero effettivamente traumatizzare. Ma il vero problema è che questo video è stato strumentalizzato dalle varie fazioni per far credere che in realtà l'assassino fosse un uomo di colore, pur di dare manforte al suprematismo bianco. E questo è quando vi dico la manipolazione delle notizie. Perché se sui social non si fa un po' di ordine, e ognuno si comporta come nel far West, poi succedono queste cose qua. Perché, eh, perché ognuno vuole far sembrare la verità come gli pare lui per tirare l'acqua al proprio mulino, al proprio credo, alla propria squadra, diciamo e quindi deviare le notizie per credere questo, cioè c'è stato un account che ha scritto questa cosa e l'hanno visto 1,3 milioni di utenti, quindi 1,3 milioni di utenti, chissà se poi dopo hanno guardato anche la notizia che diceva la verità, comunque in quel momento hanno creduto che ehm, fosse stato di origine di odio razziale, ma al contrario, cioè che sia stato un afroamericano a uccidere eh, per odio razziale. Elon Musk, secondo me, sta facendo veramente un disastro. Per quanto è un uomo da, dall'intelligenza sopraffina, ma con Twitter sta veramente sbarellando. Ragazzi, vi saluto che porto, porto fuori il Mao e è stato bellissimo, come sempre, avervi qua con noi.